Benvenuti o bentrovati, sono Virugi. Per il video di oggi abbiamo un argomento un po' particolare, ovvero, come avete letto, perché la Disney è diventata poraccia. Perché la Disney, o meglio, la Disney Pixar, o meglio, la Disney Pixar Marvel, la Disney Pixar Marvel Lucasfilm, la Disney Pixar Marvel Lucasfilm Fox, continua ad accartocciarsi su se stessa proponendoci unicamente live action di quei film che sono stati storici, famosi classici a cui appunto la Disney ci ha abituati. Motivi economici? Risponderanno i più svegli di voi e sì, la risposta per lo più è quella, però così il video sarebbe già finito e quindi no, non è carino. Facciamo quello che so fare meglio, ovvero allungare il brodo. Il primo film live action della Disney risale al 1996 con La carica dei 101, a cui segue il sequel del 2000, La carica dei 102. E signori e signori, fu proprio il primo ad avere uno straordinario successo, facendo un incasso pari a 320 milioni di dollari, che forse per noi oggi non è nemmeno un quantitativo così elevato, ma se mettiamo a confronto il guadagno di La carica dei 101 e del film classico Disney uscito nel 1996, ovvero Il gobbo di Notre Dame, noteremo che la differenza tra i due film è stata veramente poca. Ovviamente per quanto riguarda gli incassi. Nonostante tutto, questa gloria fu breve, perché i progetti dei live action si fermarono per ben 10 anni. E arriviamo così al 2010 con Alice in Wonderland del mio amorino, Tim Burton. Fu un successo strepitoso, guadagno di oltre 1 miliardo di dollari, e il film si è addirittura inserito al 36esimo posto di film con più incassi nella storia del cinema. Non sazia del successo e dei dindini dovuti ad Alice, la Disney non si ferma e dà subito il via ai lavori di Cenerentola. Il film è uscito nel 2015, che ovviamente è il remake live action della famosissima fiaba, appunto, disneyana. Il successo qui non tarda a venire. Gli incassi sono leggermente più bassi, all'incirca 500 milioni di dollari, però arrivano le candidature agli Oscar. La Disney cavalca l'onda del dollaro e nel 2016 esce Alice attraverso lo specchio. Un flop tremendo. Addirittura questo film provocherà una perdita di 70 milioni di dollari alla Disney. E la Disney non perdona. Fermiamoci un attimo. La carica dei 101, Cenerentola e Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice in Wonderland, top. La carica dei 102 e Alice attraverso lo specchio, flop. La suddivisione è abbastanza netta. Ad avere successo sono quei film iconici, i classici che abbiamo imparato ad amare, e non i film originali Disney. L'unico caso in cui un film originale Disney ha avuto successo è stato Maleficent, che un po' per la presenza di Angelina Jolie, un po' per il fatto che il film di per sé è un ibrido, è lì tra l'essere un remake di una delle favole più amate, quindi La Bella Addormentata del Bosco, e anche un prequel della storia, quindi noi vediamo come si è formato l'antagonista. È un caso un po' a parte. Il film comunque nel 2014 sbanca. Osservando però altri film originali Disney, vediamo che questo successo non è così facile da raggiungere. Ad esempio Il Drago Invisibile o Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni sono dei film che sono passati abbastanza inosservati e che non hanno fatto grandi guadagni. Vi ricordate quando vi ho detto che la Disney non perdona? La nostra casa di produzione cinematografica si lecca subito le ferite attraverso l'uscita di Il Libro della Giungla. Un totale complessivo che poco poco non arriva al miliardo di dollari. Per la prima volta però la critica si esprime in modo per lo più positivo. Effettivamente si vede un miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la computer grafica, la CGI, per la qualità del film, per gli effetti speciali, visivi. Si capisce che la Disney ha fatto un passo oltre. E addirittura si arriva a dire per la prima volta che il live action è al pari con il cartone animato originario.
se non migliore. Siamo nel 2017, bam, Bella e la Bestia supera tranquillamente il miliardo di dollari. Come per il film precedente, l'innovazione grafica, lo sviluppo delle tecniche del CGI, unite diciamo alle bellissime ambientazioni e ai costumi ovviamente, porterà il film ad avere una critica per lo più positiva. Nonostante tutto, questa è stata definita una delle mosse più azzardate della Disney, perché il cartone animato della Bella e la Bestia del 1991 è un po' sempre stato il diamante di punta della casa di produzione, perché è stato il primo cartone animato ad essere candidato agli Oscar, però attenzione, tra le candidature è stato candidato a miglior film. Ed eccoci finalmente arrivati ai giorni nostri, ovvero alla contaminazione compulsiva di live action, alla piaga sociale del live action. Abbiamo già visto che a livello storico i live action non sono nuovi, ma è proprio nel programma 2018-2019 della casa di produzione che ci rendiamo conto che il futuro è pieno e straborda di live action. All'orizzonte di novità si vede ben poco. Tralascerò Winnie the Pooh e il ritorno di Mary Poppins perché sono un po' dei film a sé. E arriviamo a Dumbo, uscito nel 2019, sempre diretto da Tim Burton. Cosa succede? Dumbo è stato definito un film che fa quel che deve fare. Punto. E non lo so, per un film non mi sembra il complimento migliore. Aladdin 2019, il più recente uscito nelle sale cinematografiche. Il pubblico l'ha gradito veramente tantissimo, la critica è stata un po' più tiepida. Sicuramente una grande spinta al film è stata la partecipazione di Will Smith e molti si sono appassionati alle faide, ce la farà Will Smith a superare Robbie Williams e ste robe così. La particolarità di questo adattamento è forse una nuova intenzione da parte della Disney, ovvero quella di inserire anche un aspetto principalmente teatrale, o spiego meglio, di musical. Ovviamente per Aladdin parliamo principalmente di dei musical di Bollywood, però anche nelle prossime produzioni particolare importanza avranno i musical, che a livello internazionale hanno portato appunto le favole, le storie Disney. Diciamo che ci sarà una commistione tra i film Disney e questi musical che hanno portato ancora di più ad amare questi classici. Il Re Leone sarà il prossimo esempio. Per gli incassi siamo all'incirca sui 600 milioni di dollari, però la Disney continua imperterrita. Il 2019 infatti vedrà la nascita del Re Leone, che uscirà il 21 agosto nelle sale cinematografiche, per cui c'è tanto hype, ma tanto, e la Disney lo sta anche tanto creando. La casa di produzione ha giustamente messo subito le mani davanti alla domanda: ma perché continuate a fare questi remake? La Disney risponde: e che non lo vuoi fare il remake del Re Leone? È il suo 25esimo anniversario! E tu, arrivato a questo punto, dici: vabbè, dai, che non lo vuoi fare il Re Leone? Dai, fallo. Aspettative? Non lo so, in realtà. Sicuramente a livello di lavorazione grafica fotorealistica, già solamente dai trailer si vede la grandissima qualità, anche se io trovo un po' inquietante che gli animali fotorealistici parlino. A livello di musiche sono spettacolari, sono già uscite, sono veramente belle. La storia c'è, che ci vuoi fare, è stupenda. Ecco, vedete dove vanno a parare questi stronzi? Perché siete stronzi. Qui, nel profondo. Sì, Disney, lo sai che ti darò quei soldi, andrò a vedere il Re Leone al cinema. E tu che cosa mi darai in cambio? Ah, il live action di Taro nella pentola magica. Va bene, il tuo più grande flop. Non credo ci sia una cosa peggiore di Taro nella pentola magica. Ma io andrò comunque a vederlo, perché io forse sono stata l'unica al mondo ad aver amato Taro nella pentola magica. Vorrei fare anche una parentesi a parte, ovvero Disney Italia, siete delle brutte persone perché il doppiaggio Mengoni Elisa. Chiedete a un architetto di aprirvi il corpo in due e a un chirurgo di costruirvi una casa. Ora entriamo finalmente nel vivo della discussione. Ma perché i remake? Come ho detto prima, subito salta all'occhio una questione economica. Perché impegnare tanto tempo, forza, creatività per
creare qualcosa di nuovo quando abbiamo già una storia fatta, abbiamo già dei personaggi fatti e soprattutto un pubblico costituito. Questi film non hanno la problematica di destare l'attenzione dello spettatore, perché lo spettatore è già interessato al prodotto. Sia i cartoni, sia questi live action, ovviamente sono rivolti a un target molto ampio, però si focalizzano principalmente sui bambini. Credo sia inutile dirvi che tutte quelle cose di cui avete esperienza quando siete piccoli avranno poi nel tempo una risonanza maggiore su di voi, come può essere un cartone animato. E in questo modo la Disney si assicura due tipi di persone, i bambini e i nostalgici, ovvero noi. Sicuramente un nuovo film originale Disney fatto con i controcazzi farebbe esplodere il botteghino. Non vi siete certo dimenticati di Frozen? E il film è solo una parte del guadagno, quasi minima, perché poi c'è il merchandising, volete mettere i prodotti legati a un determinato film, cartone. Quelli del Re Leone sono già pronti, li potete già trovare sul sito della Disney e potete comprarli già da ora. Probabilmente un nuovo Frozen farebbe la differenza. No, non sto parlando di Frozen 2, perché le motivazioni che stanno dietro a Frozen 2 sono uguali o simili a quelle dei live action. Però il salto con gli occhi bendati non lo fa nessuno volentieri. E la paura di fallire è veramente alta. Un'altra ipotetica risposta alla domanda che ci siamo fatti in auge è il copyright. I diritti d'autore di un'opera di ingegno negli Stati Uniti durano 76 anni. Questo implica che, passati questi anni, l'opera d'ingegno diventa di dominio pubblico. Facciamo un esempio. Pensate a Topolino, Paperino, Pippo, nelle loro forme originali, primitive, a livello grafico. È ovvio notare che queste versioni sono molto diverse rispetto alle versioni successive, a quelle a cui noi oggi siamo abituati ad avere esperienza, alle loro forme, ad esempio, tridimensionali. Non è assolutamente casuale cambiare anche piccolissimi dettagli tra una versione e l'altra. Passati 76 anni, sarà solamente la versione più vecchia a diventare di dominio della plebe. Ma il personaggio e, attenzione, la rappresentazione di quel personaggio in quel determinato modo, quindi nelle forme successive, no, rimarranno all'autore, ovvero la Disney. Adesso trasportiamo questo discorso sui remake. Re Leone, cartone animato 1994, diventerà dominio pubblico nel 2070. 2019, remake live action di Il Re Leone. Quando scadrà? Nel 2095. L'idea che sta dietro il remake non è solamente una mossa nostalgia, è quasi un modo di rendere eterno, di allungare il tempo a questi personaggi, ovviamente non a livello letterale, simbolico, filosofico, ma semplicemente a livello economico. Parliamo di una mossa principalmente di sostituzione, una sostituzione che, attenzione, andrà anche a ledere le nostre cervelline. Queste nuove rappresentazioni saranno i futuri modelli rappresentativi di questi personaggi, il modo in cui verranno concepite queste storie da parte delle nuove generazioni. Se da piccoli siete cresciuti a pane e Disney, è ovvio pensare che andrete a vedere questi film perché ci siete affezionati, appunto questa mossa nostalgica la Disney la fa perfettamente. Provate a mettervi nei panni di un bambino di 10 anni che neanche un mesetto fa è andato a vedere Aladdin nelle sale cinematografiche. È molto probabile che il bambino si legherà principalmente a questa versione del cartone animato se prima non ha visto la versione originaria. Questo probabilmente non cambierà, anche se dopo vedrà il cartone animato, che è ovviamente più vecchio del live action, o anche se non vedrà mai il cartone animato. Ovviamente questo discorso non è appannaggio solo dei bambini, anche un adulto che non ha mai visto un cartone Disney per la prima volta si rapporta con il live action, si legherà inizialmente il live action, però la condizione di adultitudine porterà anche magari la persona a, se è interessato, vedere il cartone e poi fare anche le sue considerazioni personali. Arriviamo all'ultima ipotesi, ovvero la grande azione di benevolenza che la Disney sta facendo per noi, quindi grazie Disney. Pensate a Dumbo, cartone animato del 1941. Il cucciolo d'elefante
si ubriaca. Vediamo la famosissima scena di delirio da sbronza di un bambino, se vogliamo antropoforbizzare Dumbo. Il tutto si conclude con i corvi che svegliano l'elefantino, e questi corvi sono stati creati sulla base di stereotipi legati agli afroamericani. Cenerentola è una ragazza che di fatto non fa assolutamente nulla, e il principe azzurro che... Sì ragazzi, cioè il principe azzurro di nome fa principe azzurro. Le prova la scarpetta, dice: ah guarda, ti va la scarpa, allora sei tu quella che amo alla follia. La storia è uguale a Aurora, però lei c'è l'aggravante che dorme addirittura. Gaston è un imbecille, tutto muscoli senza cervello, e comunque è il miglior grado di uomo desiderabile dalle donne. Chanti, la ragazzina del libro della giungla, sta lavando i panni nel fiume e canticchia una canzone abbastanza inquietante. Ma un giorno avrò un buon marito e una figlia anch'io avrò. La manderò a prender l'acqua, in cucina io starò. Aspirazione dell'esistenza. E la lista continua. Credo sia chiara la manovra dei remake. Di base si parla di un'azione di pulizia laddove ci sono delle sporcature. O meglio, laddove noi adesso vediamo delle sporcature. In questo momento storico. Possiamo chiamarlo relativismo storico? Boh, non lo so, forse è meglio family friendly. Risulta ad oggi sconveniente alla Disney mostrare determinati stereotipi, ideali, che sono stati ovviamente sorpassati. Questa manovra non può essere fatta sui film originali, e quindi come fare? Facciamo qualcosa di nuovo. Vediamo quindi l'evoluzione di molti personaggi in questi live action. Capostipite di questi cambiamenti è ovviamente il girl power, dove Jasmine rivendica ad esempio il suo legittimo posto come sultano di Agrabah. In Cenerentola la figura femminile trova pari dignità con quella maschile. L'Etont si mostra come il primo personaggio omosessuale nella storia della Disney, nonostante comunque sia stato veramente un pizzichino di rappresentazione, poi non sia stato nemmeno tanto accolto bene. Questi cambiamenti quindi saranno all'ordine del giorno nei prossimi live action, dove l'obiettivo sarà duplice: eliminare gli errori, ma allargare il target, includendo tutte le nuove forme familiari e surclassando così tutti quegli ideali che ormai sono retrogradi. Queste sono le motivazioni che ho scovato tra un po' di articoli, notizie, qua e là. Di base non penso che una di queste tre situazioni sia l'unica che porta appunto la Disney a fare determinate cose. Credo di non aver detto neanche tutte le possibili motivazioni, magari neanche una di queste tre è quella giusta. Di base io credo che siano non siano così ovvie come motivazioni, cioè possono effettivamente stare dietro a questa nuova manovra della Disney. Sicuramente saranno tante altre le dinamiche, e se voi ad esempio avete delle idee, delle ipotesi, scrivetele qui sotto perché è molto interessante, facciamo il gomblotto, il complotto della Disney. E ovviamente gli incassi la Disney continua a farli, vero che ha tutta la totalità della cinematografia americana, però questi live action non sono super produttivi di denaro, però non è che, cioè, non sono proprio quattro spiccioli quelli che fanno. Come me, tanti di voi probabilmente andranno a vedere questi film per lo più per appunto questo effetto nostalgico, ed è giusto, ci sta, è anche carino. Alla domanda forse del perché i live action, poniamoci su un altro piano. La Disney è un'azienda che produce un prodotto, e un prodotto in quanto tale, per essere fruito, viene comprato dal compratore. È il compratore che sceglie che cosa fare, tralasciando dinamiche di influenza d'acquisto. E finché le persone spenderanno i soldi per andare a vedere i live action, ma la Disney ha proprio come ultimo problema quello di porsi la questione: perché non portare qualcosa di nuovo? Non so perché ho fatto questa voce. La domanda quindi non è perché la Disney fa i remake, ma perché, nonostante un generico rifiuto di questi prodotti, noi continuiamo ad andarli a vedere? Pensate un attimo, l'apoteosi sarà il live action di Frozen. Ho paura. Vi ringrazio
ringrazio per l'attenzione, ci rivediamo al prossimo video. E voglio urlare forte come il mare, tu non mi puoi fermare, questa voce nessuno la spegne.